Poi dopo 8 ore così, dopo 8 ore così, te meno di 8 ore non ci stai dentro, arrivi alla cassa e c'è la fila, la fila. Se c'è una persona sola, diffidate, perché gli si blocca il bancomat, cambia il turno, muore su quella cassa lì. Te puoi prendere quella più lunga, prendi quella più lunga, sei sicuro. Stai lì, hai 2 carrelli ormai, perché c'hai il rimorchio anche. E lì vedi proprio la cattiveria dell'uomo, dell'italiano medio, all'estremo. All'estremo. Cioè, io ho girato un po' anche in giro, oltre l'Italia, e ho visto che in tutto il mondo la fila è così. Si chiama fila. È dritta. In Italia la fila è così. A cuneo. Davvero. Cioè, il primo è sempre primo, però in Italia il primo alle sue spalle ha 2 secondi a pari merito, che hanno le loro spalle 5 terzi a pari merito, che scendono tutti da podio, se la giocano, e c'è un gioco di forze mostruoso. Vedi proprio gente che spuntano i garretti da sotto al carrello, senti queste voci, c'ero prima io! Prima di quando? Quando facevi il pavimento, cazzo! Vecchiette che provano di passare, devo fare solo una ricetta, le ammazzano, non riescono ad arrivare neanche a podio. E lì c'è proprio il canonico furbo, furbo. Ecco, a me la parola furbo è una parola che mi sta ampiamente sui coglioni. È ora di smetterlo, di pensare al furbo con un vago senso di ammirazione. Il furbo è uno che rompe i coglioni, perché per ogni furbo ci sono 10 persone normali che la prendono in quel posto, e una sono io. Ecco perché il furbo non mi piace. E lo senti, perché non fa niente per mascherarlo. Se ne approfittano, mandano avanti i bambini. E te li senti, vai, vai, amore, che il Signore ti fa passare. No. No, perché il Signore, dopo 8 ore di COP, è Erode. E quando vede arrivare il simpatico frugoletto che sorride, qui sotto al mento, secco, pam, ginocchiata, bimbo sputa i dentini, glielo dici, sputa, sputa, di a quegli idioti di tuo babbo che tanto ti ricrescono, cazzo. Così si fa. Poi arrivi alla cassa, tocca a te. Ormai sei quasi fuori dal delirio, quasi, 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 perché lì alla cassa i ruoli sono precisi. Tua moglie l'ha detta alle carte, bancomat e punti. Sono importantissime. Tu devi stivare la roba nelle borsine. Il problema è che devi stivarle te come vorrebbe lei. Ma lei non ti dice un cazzo, perché vuol vedere se hai imparato. Allora te, quel giorno lì ti metti in fondo, senti in forma, ti metti in fondo al nastro asportatore. Neanche un ricevitore dei New York Yankees. E lì la complicità che non esiste fra le donne si vede. Quando devono rendere quaglione uno che è già portato a essere quaglione, scatta immediata. Te vedi sguardo d'intesa fra la cashiera e tua moglie, e la cashiera automaticamente decuplica la velocità del nastro. Te sei là in fondo, ti arrivano dei panetti di burro ai 2,10, che neanche i moscini sul cupolino di Valentino Rossi, lì, quello che sta lì, ma te non te ne frega niente, sei pronto, l'ipercop è fermo, vuoi vedere come funziona la questione. Te parti, via, quando senti pip, vai, nelle borsine, che non si aprono mai. Io vorrei conoscerlo chi le fa. E te rimani là, enfisema polmonare, cataratta, sangue dalle orecchie, lordosi, alcuni uomini hanno l'unghia lunga del mignolo, ma c'è il suo motivo, che si apre meglio a casa la borsina, maledetta. Riempi la borsina così alla rinfusa proprio, e sei in ritardo netto quando senti, sono 310 euro, cazzo. E lì le ultime cose le butti dentro alla vecchia. C'hai le macine, c'era il 6 per 1, 6 chili di macine. Siamo in 2 in casa. Io la mattina prendo un caffè. Chi cazzo le mangerà 6 chili di macine? Ma conviene, bisogna prenderle, perché te non capisci. No.
te metti dentro, c'è rimasto il fustino del Dishan liquido, il Dishan liquido, il Dash liquido, quello lì, 8,5 kg, ernia più, ernia meno, boom, e senti, hai piallato le macine. Però pensi nel casino, chi vuoi che se ne sia accorto? Lei se ne è accorta, ma non ti dice niente. Devi arrivare a casa. Quando arrivi a casa, lei entra, si butta sul divano, si cava le scarpe, fa, sono sbudellata. Metti via te che sei alto. Già mi pensi lì, che anche Brontolo ci arriverebbe, ma metti via te che sei alto. Allora te metti via la roba senza discutere, arrivi alle macine, provi a ravvivare un po' il sciacquetto, lei è dietro, e lì ti accorgi come le donne hanno gli occhi anche nel sedere, perché senti proprio sibilare che cavello Reni, ne hai sbriciolate, eh? Te provi anche a bleffare, magari provi anche a dire, ma sono macine, si vede che ci sono macine. E adesso chi le mangia? Cassiamo in due, prendo un caffè la mattina. Io ho imparato chi le mangia. Da allora ho una gamella di latte davanti. Lei arriva tutte le mattine, due smestolate di pastone dei maiali. E io mangio quello da allora. Capisci? Capisci perché non c'è lotta? E dopo una giornata così ti aspetti una ricompensa, cazzo. Ci faccio magari stasera, chissà. E lì te, l'uomo, quando vuole interpretare, non ci becca mai. L'uomo è semplice, dovrebbe parlare, pensare sempre semplice, se no è inutile. Te provi a interpretare, te sei a tavola, lei prende il vino, sorseggia, poi fa, corposo questo vino rosso. È tavernello. Il tuo pensiero semplice dovrebbe essere, non capisci un cazzo di vino. Vuoi interpretare, cosa vorrà dirmi? Che stasera si fa la mensile. E lì, convincendoti di questa panzana, lì diventi non uno zerbino, una merda. Amore, sparecchio io, Ale, tieni il telecomando, guarda quello che vuoi, c'è la partita, non me ne frega un cazzo. C'è febbre d'amore, bene, guardiamo febbre d'amore, vai, che voglio vedere. Metti via tutto, poi vai in bagno a imputanirti, che neanche un entraîneuse, fai la barba. E via denim aftershave, manate di denim per l'uomo che non deve chiedere mai, sbottassa, occhio, che la prima sbottassata non la senti, ma la seconda che viene su la prima, te ti trasformi dall'uomo che non deve chiedere mai in l'uomo che dice basta, 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 che supplica. Superato questo impasse momentaneo, tac, vai a letto, ti metti nel letto così, nudo. E io lì gli faccio il gioco della tenda canadese. Non viene sempre. Più delle volte glielo faccio smontata. Tenda canadese smontata, tanto il sacchetto dei paletti lo trovo, non è che è sempre lì vicino, non è che metti i sacchetti da un posto e la tenda dall'altro, è sempre lì. E lì ti accorgi di avere sbagliato deduzione quando entra lei in casa. Lei entra in camera, è giugno. Lei arriva con tutone di pile, non abbottonato, zincato. Ti vuole il flessibile, cassa, per aprirlo. Fin qua. Entra dentro, cagnoni nei piedi, che sono simpatici, però lì l'ormone, cassa, s'abbassa, che va a scavare proprio. E si mette, te capisci che hai capito male. Allora, vedi, delle volte bisognerebbe stare anche attenti, porca miseria. Allora, lì un mio amico... Lì mi ha dato uno, perché la donna perde un po' di passione dopo un po' che convive con questo zavaglio di uomo, perde un po' di passione, e per farla riconquistare ci sono dei sistemi. E al bar, perché l'uomo, la sessualità dell'uomo nasce e cresce al bar, è vero, al bar lì, che ognuno dice quel cazzo che gli pare e tutti gli credono, perché a loro volta vogliono dire anche loro qualcosa di esagerato. E allora mio amico mi ha detto, ma per vedere di rinfocare tua moglie, perché non guardi con lei un film porno? Mi ha detto Morelli,
psicologo di Costanzo. Cazzo, lo vedo Costanzo come bomba. Però dico, se serve, perché no? Allora sono andato da Blockbuster, dove non leggono i video, sul tardi, dico, sono sul tardi, mezzanotte meno un quarto, che c'è poca gente, bombato così. Fa un cazzo a nessuno la sera. Dico, come esce, poi gli ho fatto un film porno. Mi guarda e mi fa, film porno, di che genere, signore? Allora sei ignorante, che un che. Ho preso il primo che mi ha dato, vergognandomi, sono scappato via e ho sbagliato. Quando fai le cose in fretta, sbagli. Me ne sono accorto a casa, quando ho messo la cassetta e ho letto il titolo, Rocco se le fa tutte. E con Rocco non c'è gara. Per chi non lo conoscesse, Rocco Siffredi è un attore che se si inginocchia, tocca in terra con tre rotule. Io per farlo devo sdraiarmi e non so se ci riesco. Quindi, sono cose che voglio dire. E quando il film porno parte, non è che hai titoli di testa, la sigla. Prima scena in 6 a gattoni. Mia moglie è così. Basita. Occhio pallato, iniettato di sangue dentro lo schermo al plasma, un bava da Rottweiler incarognito che gli colava da un lato, rassava in terra che mi sembrava un toro di Pamplona pronto alla strage, tremava tutta. Prima che mi morisse gli ho detto, amore, guarda che quello che stai guardando te è mica roba vera. Cosa credi? Sono effetti speciali disegnati al computer, come i dinosauri di Jurassic Park e King Kong. Dico, ma secondo te se un uomo avesse veramente una roba così, dico, ma lo sai che male ti fa? Che lei mi ha fatto... Ma, male. Se me lo picchia in testa, sì, ma se no mi fa mica niente. E allora, potrai mai averla vinta? Mai, non esiste.